ma qua è gestito dal comune, gestito, che decide chi entra e chi esce. Poi bisogna vedere se c'è qualcuno che è in grado di camminare con le sue gambe, di lavorare, di mandare i figli a scuola, è un conto. Ma non è una situazione come questa, non può andare avanti nel tempo, ripeto, perché in saranno 3x3, 9 metri quadri, esageriamo, 5 persone, visto 9 metri quadri, un matrimoniale, due lettini, il tavolino, poi più della metà della gente, su 300 persone 160 sono bambini, quindi la domanda è che futuro si prepara a questi bambini, come crescono, come vanno avanti. Quindi ci stanno più bambini dentro che adulti. Sì, sì. Ad oggi sono più bambini che adulti. Sì, e che ovviamente dovrebbero essere a scuola a quest'ora, però non è la condizione migliore per invogliare la scolarizzazione.